Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar. Io sono Michela Di Bitonto di Formexpia, oggi modererò questo webinar, benvenuto a tutti. Questo è il 37° webinar del ciclo Innovazione Digitale, oggi parleremo di appalti innovativi e in particolare della piattaforma per l'incontro di domanda e offerta di soluzioni innovative nella PA. Il webinar come sempre durerà 1 ora e 30, oggi abbiamo con noi Mauro Drauli dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Guglielmo De Gennaro sempre dell'Agid e Salvatore Tufano di Soresa Campania, che è la società in-house della Regione Campania. Allora, come sempre prendo qualche minuto di tempo per parlarvi di questo ciclo di webinar sull'innovazione digitale che sono organizzati nell'ambito di una convenzione tra Formexpia e Agid, Italia Login Servizi Digitali. L'obiettivo è quello appunto di agevolare e aiutare le pubbliche amministrazioni nel lavoro di digitalizzazione che devono attuare. Quindi siamo appunto al 37° webinar e con questo webinar cercheremo di affrontare con i nostri relatori, il tema degli appalti innovativi. Quindi un nuovo approccio che si sta aprendo per la gestione degli appalti pubblici e che intende, diciamo, stimolare il mercato con soluzioni innovative tramite la raccolta di fabbisogni concreti dalla pubblica amministrazione. Quindi verrà presentato questo portale appaltinnovativi.gov.it, dove appunto si sta cercando di far incontrare il fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, fabbisogno di innovazioni con quella che è l'offerta del mercato. Poi i nostri relatori ce ne parleranno ovviamente più approfonditamente. Il programma di oggi è apriamo con Guglielmo De Gennaro di Agid, che ci parlerà di richiami di tipo giuridico sugli appalti di innovazione. Proseguiremo con Mauro Drauli di Agid, che ci presenterà gli appalti pubblici, cioè come gestire la domanda pubblica come leva di innovazione. E proseguiremo con Salvatore Tufano di Soresa Campania e Guglielmo De Gennaro di Agid con la presentazione vera e propria di questo portale appaltinnovativi.gov. Dopodiché concluderemo con Mauro Drauli di nuovo con il piano di sviluppo del portale appaltinnovativi.gov, per cui è un portale ancora che appunto stanno sviluppando. Vi ricordo che avete la chat per porre le domande ai relatori, che le slide e la registrazione verrà pubblicata poi sulla pagina dell'evento, quindi questa pagina qui dell'evento di oggi su Eventi PA. Colgo l'occasione, ho ancora un paio di minuti di tempo, per comunicarvi che il 26 febbraio è già stato organizzato un altro webinar sempre di questo ciclo Innovazione Digitale e parleremo di dati territoriali e dati aperti. Quindi parleremo di open data e di interoperabilità proprio sui dati geografici e territoriali, quindi chi è interessato può già cliccare su questo link e andarsi ad iscrivere. Un'altra iniziativa di cui appunto vi volevo parlare è la settimana dell'amministrazione aperta che si svolgerà dall'11 al 17 marzo, che è diciamo molto importante per parlare proprio dei temi della trasparenza, della partecipazione, dell'accountability. E quindi tramite questo link, Settimana dell'Amministrazione Aperta, su questa slide, potete andare a consultare il calendario delle iniziative che sono state organizzate e magari inserire anche voi una proposta di iniziativa su questi temi. Quindi è diciamo, un'opportunità importante, si stanno appunto inserendo, molte amministrazioni stanno inserendo i loro programmi di eventi per questa settimana, quindi vi invito insomma, a dare un'occhiata anche a quello che sta accadendo su questo sito. Allora, io direi a questo punto vedo che già state aumentando, siamo quasi 200. Direi di cominciare e quindi darei la parola a Guglielmo De Gennaro che aprirà questo webinar e ci parlerà appunto dei richiami di tipo giuridico sugli appalti di innovazione. Quindi Guglielmo, se puoi attivare la tua webcam e il tuo microfono. Buongiorno. Benissimo, eccoti. Buongiorno. Buongiorno, allora ti do la parola e ci vediamo tra un po' al termine del tuo intervento.
Allora, grazie a tutti per essere qui con noi. Vi ringrazio anticipatamente per la pazienza che vorrete avere per seguendoci in questa oretta e mezza di chiacchierata. Molti di voi hanno probabilmente già assistito l'altro webinar che abbiamo fatto ad ottobre o comunque ci seguono nelle nostre attività. Però, siccome da ottobre ad oggi tante cose sono successe e alcuni di voi magari sono nuovi, sono neofiti in questo percorso, riprendiamo brevemente alcuni concetti essenziali che sono la chiave di lettura degli appalti di innovazioni, prima poi di parlare dell'argomento di oggi, che è appunto il portale degli appalti di innovazione. In questo settore spesso e volentieri si usano alcuni acronimi, come per esempio l'acronimo PCP. Cosa si intende per PCP? Sono quelle procedure di acquisto pre-commerciale, PCP sta per pre-commercial procurement, attraverso le quali la pubblica amministrazione acquista dei servizi di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative. Questo è uno strumento che è stato sollecitato, il cui uso è stato sollecitato dalla Commissione europea fin dal 2007 è appunto uno strumento che ha il suo campo applicativo in quelle fattispecie, in quelle situazioni per le quali la pubblica amministrazione, conscia del proprio fabbisogno, non riesce a trovare sul mercato prodotti o soluzioni che soddisfino l'esigenza prospettata in maniera adeguata. Ragione per la quale ha bisogno di iniziare un percorso di ricerca e sviluppo con degli operatori che portino alla prototipazione di soluzioni appunto innovative. Un altro acronimo che è invalso in questo settore è quello di PPI. Per PPI appunto si intende Public Procurement of Innovative Solutions. Questa è la definizione data dalla Commissione europea. In realtà con questo acronimo non si vogliono indicare degli istituti giuridici precipui. Mentre col pre-commerciale si intende una procedura di acquisto, sia pur non standardizzata in quanto è un approccio che la Commissione indica per quegli acquisti di servizi di ricerca e sviluppo che, come dicevamo, mirano a sviluppare nuove soluzioni, col PPI si crea un genere, ossia si ha riferimento più all'oggetto dell'acquisto che non alla procedura che si intende utilizzare. Quindi, sempre secondo la definizione della Commissione europea, ci troviamo di fronte a un PPI quando la pubblica amministrazione si comporta come early adopter di soluzioni innovative e per tale si intendono quei prodotti, quelle soluzioni che, sia pur prototipate, non sono ancora riferibili sul mercato o non lo sono come prodotti commercializzati, sviluppati appunto in larga scala. È fondamentale, secondo la Commissione europea, perché si possa procedere a un PPI, che si venga a creare quella che viene definita la massa critica, ossia ci deve essere un acquisto da parte della pubblica amministrazione di una quantità tale da spingere l'innovatore, diciamo così, il produttore di innovazione, a portare sul mercato quei prodotti, quantomeno successivamente all'acquisto, a requisiti e prezzi standard, in modo da non consentire successivamente al primo acquisto della pubblica amministrazione che questa soluzione venga adottata in larga scala o comunque da successivi acquirenti. Nel framework normativo, la parola innovazione e l'aggettivo innovativo è utilizzato ripetutamente. Per quanto concerne il codice dei contratti pubblici oggi vigenti, abbiamo una ricorrenza di questi termini che, come scritto, riguarda 37 volte il termine innovazione e 11 volte il termine innovativo, diversamente declinato. È molto e poco, questo è relativo, ma è fondamentale e significativo il fatto che sia stato introdotto con una certa frequenza appunto questo concetto, perché sempre più
soprattutto in ambito europeo, c'è una spinta verso l'acquisto di queste soluzioni innovative. Ed è importante vedere comprare soluzioni innovative da parte della pubblica amministrazione significa riuscire a dare quel primo acquirente che è molto più di un aiuto, anche come capita spesso e volentieri, alla ricerca, che poi in realtà non ha una prospettiva di lungo periodo. Riuscendo quindi a creare un mercato e riuscendo a rendere strutturali quella capacità di innovazione che rende quindi un mercato sicuramente molto più competitivo rispetto a uno all'interno del quale sono reperibili soltanto soluzioni commerciali. Al di là quindi della ricorrenza di questi termini all'interno del codice, vediamo che ci sono degli istituti che il legislatore ha precipuamente disposto affinché possano essere compiutamente contati questi acquisti di innovazione. Prima facevamo riferimento all'appalto precommerciale. Nel precedente codice, in maniera esplicita, non ritroviamo alcun riferimento a questa tipologia di procedure. Nel nuovo codice ritroviamo nell'articolo 158, che trovate in basso nella slide, il riferimento alla comunicazione 799 del 2007, che è appunto quello strumento con il quale la Commissione europea ha sollecitato l'utilizzo di queste procedure, di questi acquisti di servizi di ricerca e sviluppo. Se quindi nel comma 2 di questo articolo abbiamo l'introduzione nel nostro framework normativo di questo ulteriore strumento, che è allo stesso tempo escluso dal codice stesso, se non per l'osservanza dei principi generali, vediamo che anche altri istituti già precedentemente presenti nel codice sono stati pensati al legislatore come lo strumento più corretto, diciamo così, per portare avanti gli acquisti di soluzioni innovative. In particolare faccio riferimento al dialogo competitivo e alla procedura competitiva con negoziazione e in parte anche, se vogliamo, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Non per nulla queste procedure, che non sono quelle definite ordinarie, cioè la procedura aperta e la procedura ristretta del legislatore, sono espressamente indicate all'articolo 59,2 come quelle attraverso le quali appunto acquisire soluzioni innovative. Un nuovo istituto introdotto nel codice è il partenariato per l'innovazione. Il partenariato per l'innovazione è un po' un istituto che sintetizza i percorsi del patto precommerciale e del PPI, nel senso che partendo da un processo di ricerca e sviluppo, quindi da un'esigenza che non trova sul mercato neanche, o meglio, che non trova una risposta neanche a livello prototipale, arriva poi all'acquisto vero e proprio, perché nel precommerciale, questo è bene sottolinearlo, il processo si ferma alla prototipazione, quindi quello che viene acquisito dalla pubblica amministrazione, dal committente, non è la proprietà della soluzione innovativa, ma il diritto di utilizzarne i risultati, con una ripartizione tra oneri e benefici tra il committente e l'affidatario. Nel partenariato per l'innovazione, invece, facciamo ancora un passo in avanti, si fa l'ultimo miglio degli acquisti di innovazione, se vogliamo, nel senso che in un'unica procedura il legislatore europeo e quindi di conseguenza quello italiano che ha recepito i contenuti della direttiva, ha unito assieme appunto il percorso di ricerca e sviluppo con l'acquisto vero e proprio. L'utilizzo di queste procedure quindi va valutato a seconda della fattispecie che si intende affrontare, in quanto potrebbe essere, per esempio, molto più corretto un utilizzo del partenariato per l'innovazione in situazioni nelle quali il committente, in situazione importante, ha l'esigenza, in un arco di tempo più ridotto, di acquisire appunto la soluzione innovativa. Il precommerciale invece si presta molto di più a quelle situazioni, a quelle fattispecie,
nelle quali l'obiettivo è quello di acquisire dei dati appunto che possano poi essere scalati e resi disponibili per la comunità della pubblica amministrazione e non solo. Comunque, per non annoiarvi troppo con questo diciamo, riassunto delle date precedenti, io chiederei a Michela gentilmente di lanciare quello che invece è stato l'esito di un evento che abbiamo fatto il 12 dicembre, in cui abbiamo parlato di appalti innovazioni, in modo da sentire, attraverso la voce dei nostri partner e quindi dei testimoni dell'innovazione, quello che è il loro punto di vista. E quello che quindi è la loro esperienza, è rinfrescare ulteriormente questi concetti generali. Grazie Michela. La domanda pubblica di innovazione è una leva fondamentale per incidere sulla capacità produttiva del paese. I capitolati tecnici degli appalti di innovazione sono particolari perché all'interno di un capitolato va descritto quello che è il problema, non la soluzione che si intende acquistare. Il programma 2018-2020 di Horizon 2020 ha effettivamente messo a disposizione ben oltre 200 milioni di euro per favorire l'innovazione tecnologica a servizio del In Europa, rispetto agli Stati Uniti, si investe 5 volte di meno sul procurement innovativo, 50 miliardi, in Europa circa 10 miliardi. Come provincia autonoma di Trento abbiamo seguito un appalto precommerciale e la finalità era quella di trovare dei progetti che sviluppassero dei prodotti tecnologici mobile e per il monitoraggio dei malati di bipolari o con forti crisi depressive. La Regione Puglia ha attivato alcuni percorsi di implementazione di azioni pilota sui processi, per esempio, di procurement precommerciale. Soresa è il soggetto aggregatore della Regione Campania ed è attiva nel settore del procurement innovativo. Oggi Agid esplicita questo suo ruolo di promozione in una modalità aperta e collaborativa con gli altri stakeholder istituzionali primari in questo settore. Quello che stiamo facendo, abbiamo fatto anche con Agid, insieme ad Agid, sul tema del procurement innovativo, è stato portare questo tema dentro la cosiddetta Urban Partnership sull'Innovative and Responsible Procurement. Agid ha creato un portale che è il luogo di incontro di domanda e offerta di innovazione. In questo portale le pubbliche amministrazioni possono esprimere tutto il loro percorso di innovazione, a partire dal fabbisogno di innovazione, fino ad arrivare alla Benissimo, grazie pubblicazione Agit degli per appalti averci di gara. condiviso questo video e speriamo insomma, di aver stimolato l'interesse dei nostri partecipanti e che l'abbiano appunto visto correttamente. Allora, io direi di andare avanti con l'intervento di Mauro Drauli, che ci parlerà di appalti pubblici e di come gestire la domanda pubblica come leva di innovazione. Quindi, Mauro, se puoi attivare la tua. Mi sentite? Webcam Mi e vedete? microfono, ci vediamo per approfondire il tema. Buongiorno a tutti. Questo intervento è mirato a dare delle informazioni per comprendere il motivo per il quale abbiamo realizzato e stiamo realizzando un sito web specifico. Riprenderemo anche un po' dei concetti che sono stati espressi dai colleghi di altre amministrazioni durante gli eventi e nelle brevi interviste che abbiamo messo in onda poco fa. Allora, intanto, anche io, due richiami. Ricordiamo che cos'è l'agenda digitale italiana e perché l'agenda digitale italiana ha a che fare con l'innovazione, cosa non scontata. Il compito dell'agenda, l'obiettivo dell'agenda digitale italiana è puntuale, specifico, ed è richiamato direttamente nel primo provvedimento normativo a febbraio del 2012, poi
poi rinovellato nel 2016, ma senza modificarne l'elemento fondamentale. L'obiettivo è di modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese. Come? Con la promozione della domanda e dell'offerta, quindi, di servizi digitali innovativi, ma anche con l'obiettivo di crescita in termini di economia del Paese, promuovendo la crescita delle capacità industriali che siano utili per sviluppare prodotti e servizi innovativi. Il punto è come si fa a ottenere tutti questi obiettivi, la modernizzazione dei rapporti, la promozione della domanda e dell'offerta, la crescita delle capacità industriali. Si tratta l'agenda digitale italiana, insieme concertato, complesso di azioni, ma l'utilizzo della domanda pubblica di servizi come leva di innovazione è uno strumento che si colloca in maniera particolarmente efficace in questo contesto, perché sembra riassumere in sé proprio la capacità di potersi esplicitare nelle diverse linee di azione e verso i diversi obiettivi tra loro correlati individuati dall'agenda digitale. La stessa Commissione europea con la direttiva appalti 2014 dice di utilizzare gli appalti pubblici in maniera strategica e per stimolare l'innovazione, non solo, ma anche suggerisce, prova, induce gli Stati membri a utilizzare l'appalto, quindi l'acquisto di servizi per la pubblica amministrazione, in un'ottica in cui tali acquisti sono chiaramente dirette ad affrontare le sfide a valenza sociale, cioè la vita di tutti noi, delle aziende, degli ambienti produttivi. Nel 2012 ad Agid è stato dato un compito specifico, fu il decreto legislativo 179 della fine del 2012, in particolare per chi ha interesse può andare a vedere l'articolo 19, grandi progetti di ricerca, innovazione e appalti precommerciali. Quindi che cosa ci sta dicendo la Commissione europea e che cosa il governo italiano ha recepito? Ha recepito il fatto che alcuni appalti possono, nel momento in cui si rappresentano come vere e proprie sfide, e il termine sfida adesso ricordato adesso un po' più volte, come sfide al mondo della ricerca e dell'innovazione, quando si rappresentano come sfide, gli appalti e quindi la domanda pubblica diventa uno stimolo alla crescita, uno stimolo all'innovazione, uno stimolo alla ricerca di soluzioni nuove. L'articolo 19 di quella legge non individua solo Agid, anzi è un testo normativo che include i ruoli di MISE, MIUR, Cassa Depositi e Prestiti e tanti altri soggetti. Si tratta quindi di una vera e propria piattaforma istituzionale. Anche nel piano triennale 17-19, stiamo lavorando su quello che sta per uscire, c'è una raccomandazione verso il committente pubblico a valutare ogni volta che deve fare un appalto se quell'appalto è tra quelli da affrontare con un approccio diverso, con un approccio sfidante, con un approccio per il quale il committente dice: ma io voglio fare qualcosa di diverso rispetto al passato, diverso rispetto a quello che ho sempre fatto. Quindi un appalto nel quale la pubblica amministrazione non individua una soluzione e chiede agli operatori di mercato di fornirla, di implementarla, ma dice al mercato: io ho un problema, io devo risolvere questo problema, oppure ho un problema, ma l'attuale soluzione sì, è efficace, ma costa troppo, oppure ho un problema nuovo. Di fatto le amministrazioni possono scegliere, anzi sono indotte a valutare quando l'appalto vale la pena di un rischio di innovazione. La spesa pubblica in Italia è certamente superiore, non inferiore a 140 miliardi di euro, perché questo è il conto contabile che ci viene dall'ANAC.
le altre valutazioni ci portano insomma, a ritenere che la spesa per appalti in realtà sfiori i 200 miliardi di euro, spesa in linea con quella di altri paesi analoghi per dimensione all'Italia, in termini percentuali rispetto al valore dell'economia. Noi partiamo quindi, ripetendo, dall'ipotesi che se la domanda pubblica è più qualificata, è più sfidante, essa promuove la crescita delle capacità industriali perché sfida il mercato, promuove lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, ma quindi induce anche una maggiore competitività della nostra produzione nazionale all'estero e produce posti di qualità per i giovani che sono iperqualificati e che a volte stentano a trovare delle collocazioni professionali coerenti col percorso di studio che hanno fatto. Due slide che vedete sono leggermente diverse perché sono un contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Istituto di Studi sulle politiche regionali e il federalismo, che si occupa anche e specificamente della spesa in ricerca e sviluppo. Allora, abbiamo sentito poco fa anche Raffaele Spallone nell'intervista che ci diceva che l'Europa investe molto di meno, spende molto di meno in appalti di innovazione rispetto, per esempio, agli Stati Uniti. Bene, se è circa 200 miliardi di euro la spesa, anche uno 0,5% di tale spesa sarebbe 1 miliardo di euro l'anno. Dai colleghi del CNR ci ricordano che 1 miliardo di euro l'anno è all'incirca tanto quanto attualmente lo Stato mette a disposizione per programmi di ricerca applicata. Quindi stiamo parlando della possibilità di incidere in maniera estremamente significativa sulla disponibilità complessiva di risorse in ricerca e sviluppo per il Paese. Qui alcuni dati che lascio anche ovviamente alla lettura di tutti, nel quale i colleghi del CNR, sulla base delle esperienze statistiche, quindi diciamo consolidate, ci ricordano anche che non solo il finanziamento pubblico, la disponibilità di risorse pubbliche, ovviamente genera di per sé un lavoro in termini di ricerca e sviluppo, ma esso è anche attrattivo di ulteriori finanziamenti privati che coinvestono in aggiunta. È un coinvestimento che se ogni miliardo di euro in appalti pubblici innovativi è stimato tra i 300 e i 700 milioni di risorse aggiuntive. Si tratta di stime, tra l'altro, anche abbastanza caute. Perché un portale? Partiamo da qualche riflessione su due mondi che si incontrano, quello dell'open innovation e quello dell'innovation procurement. Quindi l'innovation procurement è la domanda sfidante che viene dal mondo pubblico. Open innovation è un modello di innovazione che prevede la forte collaborazione tra diversi soggetti per realizzare obiettivi di ricerca e sviluppo. Ed è diciamo, più diffuso nel settore privato. Anzi, diciamo che nel settore pubblico la stessa interpretazione non è chiara. Partiamo da alcuni casi. Agid ha collaborato con il MIUR in un grosso programma di appalti precommerciali che includeva circa 30 appalti, ognuno dei quali andava a soddisfare un fabbisogno del settore della salute, della sicurezza, dell'ambiente e così via. Le considerazioni valgono solo in termini di dati. Ebbene, gli appalti precommerciali prevedono sempre una fase di consultazione, cioè un momento in cui coloro che esprimono il bisogno, quindi la pubblica amministrazione, chiama il mercato e lo consulta, lo ingaggia, diciamo, in termini comunitari, fa il learning engagement, poi l'engagement del mercato. Un mercato che
è il più basso possibile. Perché nel momento in cui il fabbisogno viene espresso in termini di problema da risolvere, la pubblica amministrazione non dice qual è la soluzione. È il mercato che deve inventare e proporre una soluzione. Pertanto, a priori, è difficile, non voglio dire impossibile, ma sicuramente è difficile, prevedere quali saranno le competenze e i settori disciplinari o industriali che sono più adatti a proporre risposta. Nel 2017, oltre 1.000 operatori di mercato, suddivisi in categorie come vedete, hanno formalmente risposto alle consultazioni di circa 25 fabbisogni. Si è trattato di molte aziende, ma tante grandi aziende, ma tante piccole e medie imprese, tante università e anche Onlus, associazioni di categoria, di utenti e consumatori. Cosa succede, diciamo, questa è l'immagine del cosiddetto funnel, dell'imbuto bucato dell'open innovation, che è un modo, diciamo, per modellare, per dare la sensazione di che cosa succede nell'open innovation. Bene, noi diciamo che in questo funnel che aspira gli operatori economici che possono, dovrebbero proporre una proposta, entrano tanti soggetti. Per esempio i 1.000 che nel nostro caso hanno manifestato un interesse formalmente. Ma man mano che questi soggetti entrano nell'imbuto e percorrono il percorso che va da sinistra verso destra per uscire dall'altra parte dell'imbuto, si incontrano con tanti altri soggetti e formano dei raggruppamenti temporanei, dei gruppi di ricerca. Molti si perdono per strada, ma alcuni arrivano a proporre un'offerta vera e propria. Chi esce dall'altro lato propone delle offerte. Cosa è successo? Questo grafico rappresenta dati relativi a 3 appalti di innovazione e di ricerca. Erano nel settore dell'early warning dei disastri ambientali e nel trattamento dell'autismo. Ma al di là degli argomenti, che poi vedremo anche dopo, se questo grafico mostra il tempo che scorre da sinistra verso destra, e il tempo inizia con il momento in cui è stata fatta la chiamata al mercato, la chiamata di interesse per la consultazione, noi abbiamo circa 430 soggetti che si sono iscritti, hanno detto sì, io sono interessato. Quando abbiamo pubblicato il bando, più di 9.000 accessi unici sono arrivati a vedere la pagina del bando, circa 2.000 hanno scaricato tutti i documenti, ed erano molti, e poi alla fine circa 260 operatori hanno formulato un'offerta, cioè ci hanno consegnato una busta con un'offerta. 260 operatori che hanno prodotto complessivamente 78 offerte, se non erro, quindi in media 3-4 operatori per ogni gruppo d'offerta. Ecco, questa curva, questa che vede l'imbuto in cui la stazione appaltante fa la massima pubblicità possibile e chiede al mercato di proporsi, e poi il mercato diciamo si mescola in un turbinio di soggetti che toccano, si interessano dell'argomento, molti scappano via subito, ma alcuni, 2.000, si leggono pure tutta la documentazione, comunque se la scaricano, e poi si aggregano fino a formare questi 78 gruppi. È il funnel, è l'imbuto dell'open innovation, al termine del quale ci sono le pubbliche amministrazioni e ci siamo noi, cittadini, che dovremmo beneficiare della soluzione. Ora, questi sono numeri tipicamente maggiori, più grossi di quelli del procurement tradizionale. E come accennato anche nell'intervista di poco fa dal collega Vera Luis, c'è una tendenza anche della Commissione Europea, che ci ha chiesto
chiesto, fra l'altro, come Italia, di guidare un gruppo che andasse a definire che cos'è un innovation procurement broker, cioè un soggetto che aiuti le pubbliche amministrazioni a far emergere i propri fabbisogni, a ingaggiare il mercato in maniera ampia ed aperta e a convogliare le migliori soluzioni possibili verso l'amministrazione proponente. Questo è semplicemente questo fenomeno è tipico del mondo business, diciamo. Qui ci sono dei casi che potete esplorare per chi ha curiosità. L'Open Innovability di Enel, un'iniziativa quindi italiana. Grandi soggetti non sono grandi, sono soggetti di nicchia come Innocentive, Nine Sites, Hero X, qui individuati, che propongono proprio un'attività di innovation broking, cioè che vanno dai grandi clienti, non pubblica amministrazione tipicamente, e li aiutano a trovare nel mondo le migliori soluzioni ai loro problemi tecnologici. Qui c'è challenge.gov. Challenge.gov è al momento il punto di riferimento perché è l'innovation broker del governo degli Stati Uniti per la domanda pubblica. Qualche informazione che potete leggere, ma vi invito, perché è curioso, andare direttamente a digitare challenge.gov, perché sicuramente più significa di questa slide. Che cosa succede nel mondo reale quando un soggetto che è portatore di una grande disponibilità, di grande domanda, approccia l'Open Innovation? Questo è un caso tratto dalla piattaforma Hero X, dove la Lockheed Martin, notoriamente non una pubblica amministrazione, per esempio, chiede al mondo di dare soluzioni di intelligenza artificiale che migliorino le prestazioni dei loro droni nelle corse. E questa mappa rappresenta, in questo momento, è stata presa questa mattina, il numero di soggetti che nel mondo hanno espresso interesse, sono oltre 2000, e stanno raggruppando in circa 300 team, squadre, che sono l'equivalente di quelli che noi chiamiamo, in maniera più burocratica, potenziali raggruppamenti temporanei di impresa per rispondere a un fabbisogno. Questo è il caso di un soggetto privato, ma il concetto sarebbe molto simile se al posto di quel soggetto privato immaginiamo una grande pubblica amministrazione che governa un mercato, ovviamente, di fabbisogni significativo. Il 179, quindi la nostra norma, è una norma estremamente avanzata, che individua dei fatti una vera e propria filiera degli appalti di innovazione, che individua soggetti istituzionali che dovrebbero e debbono, secondo la legge, collaborare tra loro per creare questa lunga filiera che va dall'emersione del fabbisogno fino alla soluzione di innovazione. Per questo motivo, Agid che cosa sta facendo? Sta promuovendo insieme a altri soggetti istituzionali la realizzazione dei servizi digitali di Innovation Procurement Broker, il cui inizio è il portale di cui stiamo parlando oggi, ed è solo l'inizio, ma sta anche parallelamente cercando di mettere insieme le forze istituzionali del paese per sostenere il modello. Qui trovate un elenco degli accordi di collaborazione in corso, Regione Puglia recentemente, Conferenza delle Regioni, Confindustria e Itaca a settembre 2018, abbiamo la convenzione quadro con la Fondazione Ugo Bordoni, strumentale ad avere esperienze, competenze specifiche. Abbiamo un accordo con l'Agenzia per la Coesione Territoriale per far emergere al meglio le risorse disponibili anche a livello regionale. Un accordo con la Regione Campania e Soresa per inglobare anche le iniziative regionali. E poi sono terminate in passato un precedente accordo con la FUB e l'accordo con il MIUR, che ha dato origine all'esperienza che abbiamo descritto.
Qua ho riportato l'oggetto del protocollo d'intesa Confindustria, che è quello che in questo momento di cui si sente di più parlare perché ha una maggiore propensione a creare eventi pubblici. Riporto a beneficio di tutti un elenco dei finanziamenti disponibili, a cui si è aggiunto nei giorni passati un decreto ISE in corso di registrazione sui bandi di domanda pubblica intelligenti inserito nell'ambito del programma Smart Italy. È in corso di registrazione, quindi esso ancora di fatto non è efficace. E poi questa è semplicemente un'appendice, una bibliografia per chi vuole fare approfondimenti. Ci sono tanta documentazione che insomma richiede un po' di tempo nella lettura. Vedo che ci sono delle domande, è il momento di rispondere? Se mi dicono di sì. Il dato di spesa in appalti pubblici, Eleonora Gregori, il dato di spesa in appalti pubblici è relativa... Ah, devo salire? Scusate, parto da Ciro Spataro. È possibile condividere un link che possa illustrare un capitolato speciale in cui viene applicato il PCP e il PPI? Sì, è possibile. Qualche minuto e intanto ne diamo uno. Mettiamo quello di autismo, per esempio. Ok. Lo mettiamo direttamente, ovviamente, non lo scriviamo, perché è meglio. Lo scriviamo con calma, se per qualche minuto lo scriviamo. Eleonora Gregori, vorrei sapere se il dato di spesa in appalti pubblici è relativo ad un periodo di riferimento. Sì, era un anno, quindi quei 140 miliardi sono il dato 2017 raccolto dall'ANAC, è presente nella relazione annuale di ANAC. I 200 miliardi invece sono un dato, diciamo, assolutamente verosimile, che si può ricavare a partire dai 140 miliardi aggiungendo una stima delle fattispecie che non sono oggetto di monitoraggio da parte dell'ANAC, soprattutto sotto soglia, e alcune altre fattispecie che sono fuori da quel conteggio. E 200 miliardi comunque è molto verosimile, in quanto è una quota del PIL percentualmente coerente con quella di altri grandi paesi analoghi al nostro. Donata Folesani, quali a vostro parere le competenze necessarie della PA per esprimere una domanda qualificata nell'ambito degli appalti innovativi? Che nei prossimi minuti se ne parlerà, sarà più chiaro. Ma un soggetto pubblico per esprimere una domanda qualificata, una domanda qualificata intanto è una domanda genuina, quindi la risposta è molto più semplice di quanto non ci si aspetti. Che sia genuina, che cosa significa? Significa che una domanda di innovazione esprime prima di tutto un problema concreto, reale: la salute delle persone, le buche nell'asfalto, un problema molto concreto. E o nella giustizia, per esempio, i tempi di attesa per una sentenza. Il punto. Quindi non è difficile esprimere una domanda qualificata, anzi, per certi versi, se l'amministrazione pubblica non si spoglia, diciamo, anche della presunta capacità, presunta nel senso che non è, a volte c'è di meno, ma non importa questo, di capire qual è la soluzione, la sua competenza sulla domanda, e il Ministero di Giustizia è competente in giustizia, il Ministero della Salute è competente sulla salute ed è il massimo competente, nessuno è più competente in termini di processi di giustizia del Ministero della Giustizia. Può essere meno competente il Ministero della Giustizia in intelligenza artificiale applicata allo studio dei documenti di processo, ma sulla giustizia è sicuramente competente. È questo che rende qualificata la domanda, renderla chiara e sfidare il mercato su argomenti chiari, concreti, genuini. E il mercato molto spesso, l'abbiamo visto, è in grande difficoltà quando
Ma è bene che sia in difficoltà, perché quando è in difficoltà significa che l'atleta è costretto a saltare più in alto. Credo che, non so se ho risposto a tutte le domande, mi affido anche a Luca che mi sta guardando. Sì, grazie Mauro. Tutte le domande che sono arrivate fino a questo momento, ovviamente invitiamo i partecipanti a fare altre domande anche durante gli interventi successivi e se sei d'accordo andrei avanti, siamo abbastanza in linea con i tempi, però ci sono come sai altri interventi da fare. E, allora, intanto un piccolo indietro. Siccome adesso entriamo nel clou dell'azione, cioè finalmente vedremo questo portale, come sai abbiamo anche un minuto di introduzione video, però lascio a te il controllo. Sì, perfetto. Allora, sì, volevo soltanto fare un passo indietro per dire che sostituisco Michela che ha avuto un'emergenza e quindi gestirò io quest'ultima parte del webinar e anche per dirvi che abbiamo superato i 300 partecipanti, quindi un numero abbastanza considerevole considerando un argomento molto tecnico e possiamo considerarlo forse di nicchia. Allora, lanciamo il video che aveva introdotto Mauro e dura soltanto un minuto e serve a introdurre l'argomento successivo che è la presentazione del portale di cui abbiamo accennato finora. Buona visione. Ok, allora qualcuno di voi diceva in chat che vedeva il video a scatti, non vi preoccupate, era solo un modo per introdurre il prossimo argomento. In ogni caso il video è disponibile online sul canale YouTube dell'Agenzia per l'Italia Digitale, vi ho riportato il link anche nella chat, magari al termine del webinar se volete potete recuperarlo. Allora, a questo punto iniziamo la seconda parte dell'intervento, quindi del webinar, con la presentazione del portale, quindi ridò la parola, vedo in video Guglielmo De Gennaro, sempre di Agid, e Guglielmo ti allora, abbiamo detto che arriviamo all'argomento della giornata con la presentazione del nostro portale, o meglio, la presentazione iniziale è stata fatta con un video per dare un attimo più di fluidità a tutta l'attività, anche se purtroppo qualcuno non l'ha potuto fruire in maniera adeguata, come diceva Gianluca, potrà rivederlo con un attimo di più di tranquillità utilizzando i canali di Formez anche i nostri. Bene, allora, io ho scritto appalti innovativi.gov la piattaforma per la PA che vuole innovare. Come dicevamo prima, noi ci rivolgiamo appunto a una PA che deve cambiare passo, una PA che deve cominciare a essere il primo acquirente dell'innovazione in modo da rendere strutturale nel paese la capacità di produrre innovazione. Per questo dobbiamo cambiare approccio tutti quanti, dobbiamo essere una squadra, dobbiamo permettermi questo di passare questo concetto, dobbiamo spingere verso la stessa direzione e non per niente, oggi io non sono qui da solo, ma ho con me Salvatore Tufano di Sudoresa, e Sudoresa con la quale, come diceva Mauro, noi abbiamo un accordo di collaborazione e che è qui in quanto rappresenta proprio
questo differente modo di lavorare, di queste sinergie che noi vogliamo stimolare, in modo da avere questo passaggio di conoscenze tra un soggetto e un altro e rendere a fattor comune quella che è l'esperienza che fino ad oggi si è fatta, in modo da poterne fare molta altra assieme. Salvatore, quindi, come dicevamo, è qui proprio perché fa da cerniera, no, tra Agid e Soresa, e avendo i due cappelli, perché lavora anche con noi, quindi in questo periodo, sta significativamente, vorrei dire, contribuendo a sviluppare questo portale, in modo che poi lo stesso possa essere uno strumento facilmente utilizzabile da Soresa e dagli altri soggetti pubblici ai quali noi ci rivolgiamo. All'interno del portale voi, come in tutti i siti web, in tutte le piattaforme, trovate una sezione Chi siamo. Indubbiamente quello che abbiamo scritto ha un contenuto, è una forte comunicazione, logicamente anche formale. All'interno potrete trovare anche quegli accordi a cui faceva riferimento prima Mauro. Però io ho scritto Chi siamo e Chi saremo, perché il Chi siamo è molto più di questo già oggi. Il Chi siamo in realtà non è soltanto Guglielmo, Salvatore, Mauro, Francesco, Alessandro, tutti quelli che hanno collaborato con noi per creare questo strumento. Il Chi siamo innanzitutto coinvolge e incorpora tutte quelle persone che fino ad oggi hanno percorso il cammino della pubblica amministrazione. Quindi tutti quei RUP, quegli acquirenti pubblici, quei funzionari che hanno contribuito a implementare quelle procedure che voi trovate all'interno del portale. Ma a noi interessa non solo il Chi siamo, a noi interessa soprattutto il Chi saremo. A noi interessa che la squadra cresca, a noi interessa che la cultura dell'innovazione e degli appalti di innovazione di conseguenza venga diffusa il più possibile. Questo, per esempio, è anche quello che stiamo facendo con l'accordo a cui faceva Mauro prima riferimento, l'accordo d'intesa con Confindustria, Conferenza Regione e Itaca, attraverso il quale stiamo diffondendo la cultura degli appalti innovazione. E questo non solo ambito pubblica amministrazione, ma anche ambito operatori di mercato, proprio perché è importante che i fattori dell'offerta e oltre quelli della domanda siano adeguatamente preparati per portare a buon fine queste procedure di innovazione. Come dicevamo prima, gli istituti utilizzabili per acquisire innovazione sono vari. All'interno del portale voi potete trovare un'icona che individua la ricerca. Aprendo questa icona potrete arrivare ai filtri, all'interno dei quali appunto troverete quelle procedure di cui noi abbiamo precedentemente parlato. In questo momento, siccome il portale svolge una funzione vetrina, sono presenti principalmente, anzi direi esclusivamente, procedure di appalto precommerciale o partenariati per l'innovazione. Questo non vuol dire che non vi siano adesso fattispecie o casistiche relative agli altri istituti giuridici, vuol dire semplicemente che è una vetrina in crescita, in divenire, e noi abbiamo ritenuto opportuno in questo momento quindi inserire queste prime esperienze. Ma quotidianamente, o quantomeno settimanalmente, noi stiamo inserendo di nuove, e nuove vuol dire nuove schede che rappresentano procedure già implementate o di nuova implementazione. E qui io verrei un attimino alle critiche costruttive, o quantomeno alle domande costruttive, perché a noi interessa molto avere un feedback da parte di chi poi è fruttore di questo portale. L'altro giorno abbiamo avuto un'email, non c'è bisogno di che, diciamo, originata da chi, perché non è importante invece il contenuto della mail stessa. Un'email in cui ci si faceva, a parte, diciamo, tra virgolette, degli elogi, ma non è anche un elogio, un'approvazione da un punto di vista stilistico del sito, salvo due o tre appunti, ma soprattutto erano due domande importanti. La prima domanda: perché pubblicate dati vecchi e scaduti? E in realtà i dati
sono per alcuni aspetti vecchi e scaduti, nel senso che noi abbiamo ritenuto opportuno collazionare e monitorare e mostrare a tutti quanti anche appalti, anche procedure che sono state svolte in presenza nell'ambito degli appalti innovazione. E questo non a caso, nel senso che oltre ad avere un valore meramente statistico, meramente di studio e ricerca, in realtà speriamo che abbia un valore di esempio, che questo possa essere la scintilla che faccia scoppiare l'interesse verso gli appalti innovatori, perché fino ad oggi quello che è mancato in questo settore è esattamente il sistema, ossia ci sono state tante meritorie azioni, ma sono state quasi tutte isolate, almeno in Italia, non so però se le dire. Allora, uno degli obiettivi di questo portale è esattamente mettere a sistema queste esperienze, di modo che possano essere patrimonio comune, in modo che la comunità della pubblica amministrazione possa rendersi conto che queste sono strade percorribili, che anche quando in realtà queste esperienze pregresse non sono arrivate a buon fine, rappresentano di per sé un patrimonio da utilizzare, perché molto spesso si impara molto di più dei fallimenti che non dei successi. Ragion per cui io oserei dire che i dati non solo non sono vecchi e scaduti, ma sono estremamente utili e attuali. Ciò non toglie che ovviamente all'interno del portale esistono procedure attualmente in corso, quindi per le quali da un punto di vista dell'operatore economico c'è un interesse maggiore, e questo è evidente, ma anche per l'operatore economico riuscire a valutare quelli che sono gli esiti e le procedure precedenti e soprattutto il valore complessivo di esse e come questo stia crescendo. Mauro prima faceva riferimento per esempio all'investimento che il NISI ha deciso di fare, investimento che è stato dichiarato all'interno degli eventi a cui facevo prima cenno. L'operatore economico non può quindi trarre da questa progressiva crescita che un interesse a investire su un'innovazione anche di processo e di approccio. Per cui ritengo, e penso non a torto, che il mostrare questi percorsi fatti abbia un valore a sé stante. Una seconda domanda che viene fatta è: perché pubblicate fabbisogni che non hanno ancora una bozza di bando, o almeno senza differenziarli da quelli, la maggior parte, che invece ce li hanno? E nel caso specifico mi viene messo il link di uno dei due fabbisogni di innovazione che abbiamo pubblicato come Agite, che è quello che riguarda il motore predittivo per la governance dei territori. Adesso chiariamo un po' meglio questo concetto, perché in realtà è fondamentale invece riuscire a iniziare a parlare di innovazione prima che il fabbisogno venga inquadrato, venga cristallizzato in un bando. Noi in questo senso abbiamo creato proprio e definito il percorso dell'innovazione. Il percorso dell'innovazione che parte dall'espressione del fabbisogno, per poi passare alla consultazione, che è una fase già procedimentalizzata, se vogliamo, fino ad arrivare all'obbligazione dell'appalto. Ma come vedete, anche dalle schede che sono qui sintetizzate, è un percorso complesso. Non complicato, è un percorso complesso che ha soltanto al termine di esso la pubblicazione del bando. Nell'ultimo evento del roadshow a cui facevo riferimento prima, era sul palco il direttore acquisti di Open Fiber. Open Fiber, pur soddisfacendo esigenze pubbliche, non è soggetto al codice degli appalti, e lui parlava dell'esperienza quindi di acquisti che fa in ragione dei contratti Infratel e dell'accordo che c'è con Infratel tramite procedure quindi che sono semplificate rispetto a quelle del codice, e ricordava, o meglio con orgoglio sottolineava, il fatto che riusciva ad arrivare a conclusione del contratto di affidamento in 60 giorni. Ma quello che in realtà diceva era anche durante il periodo precedente c'era un lungo percorso, un costante percorso di scouting, e quello che è stata la mia risposta è stata proprio questa, cioè la differenza, o meglio, che c'è spesso e volentieri
volentieri, quando si vede le tempistiche delle procedure nella pubblica amministrazione e nel privato, è proprio che questa, cioè si considera il periodo a partire dalla pubblicazione del bando, mentre è fondamentale il dialogo che si deve instaurare costantemente con gli operatori commerciali nelle fasi precedenti. In tal senso, quindi, è fondamentale partire dalla definizione dei fabbisogni. È importante dire che, peraltro, che in questo percorso non è un percorso lineare, nel senso che da un bisogno, da una consultazione, non è detto che scaturisca un solo bando, perché magari ci si rende conto in quel percorso che quel bisogno espresso in realtà è soddisfacibile tramite più soluzioni, o meglio in realtà è sintesi di più bisogni, come allo stesso tempo più bisogni o più consultazioni poi possono convergere in un unico bando, perché ci si rende conto della sovrapposizione, delle aree di sovrapposizione appunto dei bisogni espressi, e quindi la gara diventa unica. Quindi il percorso non è assolutamente lineare, come non è detto che oggi come oggi possiate trovare all'interno del portale un percorso unico, o meglio completo, per tutte le procedure già descritte, in quanto non tutte le pubbliche amministrazioni oggi come oggi hanno espresso inizialmente il proprio fabbisogno e poi passare alla consultazione per poi arrivare alla pubblicazione del bando, proprio perché sono abituate con l'approccio tradizionale agli appalti. Quindi molto più facilmente ci sono situazioni in cui si è partiti direttamente dalla pubblicazione del bando. Andando avanti, dobbiamo parlare appunto del fabbisogno. Già Mauro in realtà ha detto molte cose che riguardano il fabbisogno, ma è importante riprenderle, nel senso che quando andiamo a definire il nostro fabbisogno di rinnovazione, noi dobbiamo innanzitutto chiederci che risultato vogliamo ottenere dalla soluzione che andremo ad acquisire o implementare ancora meglio, in quanto non dobbiamo partire e qualificare il fabbisogno introducendo degli elementi della soluzione stessa. Altrimenti vorrà dire che staremo esprimendo un fabbisogno relativo a un acquisto ordinario. In questo senso è importante quindi individuare quelli che sono i requisiti funzionali e non tecnici della soluzione che vorremmo comprare. Se, rispondendo a queste domande, noi riusciremo a darci una risposta che individua una soluzione presente sul mercato, evidentemente non saremo nel campo degli acquisti di innovazione, ma saremo nel campo degli acquisti ordinari. Attualmente, parliamo dello strumento, quindi torniamo a parlare del portale, esiste in alto a destra del portale un bottone su cui possiamo cliccare e a seguito del quale potremo aprire questa pagina, esprimi il tuo fabbisogno. In questo momento, quindi, le pubbliche amministrazioni che sono intenzionate a utilizzare il portale per pubblicare il proprio fabbisogno, devono mandare tramite il format che noi abbiamo inserito, che è un format che nel tempo potrà essere cambiato perché l'abbiamo appena inaugurato, un'email ad Agid perché il fabbisogno venga inserito. Successivamente invece, tramite questo percorso, verrà resa disponibile una funzione che permetterà all'amministrazione stessa di inserire all'interno del portale il proprio fabbisogno. In tal senso, e per chiarire meglio quali sono i contenuti della scheda che così si andrà a configurare, lascio la parola a Salvatore che ci potrà appunto dare il dettaglio della singola scheda. Salve, buongiorno a tutti, ringrazio Guglielmo per la parola. Come accennava lui, diciamo, il nostro sito si basa su tutto il percorso dell'innovazione, partendo appunto dai fabbisogni, cliccando, diciamo, banalmente sulla pagina. In alto nella slide ho riportato anche il link per chi volesse, ecco, vedo anche nella chat qualcuno l'ha postato e lo ringrazio per questo. E diciamo sono per ora individuate tre schede di fabbisogno che in Agid attualmente, diciamo, due delle quali sono state create direttamente qui in Agid. E a destra, diciamo, di questa slide vediamo una sintesi della CAD che poi viene esploitata, diciamo, successivamente, laddove al momento, diciamo, nella parte superiore il titolo della sfida, diciamo, quindi, diciamo, del fabbisogno che in sostanza la pubblica amministrazione ha,
viene riportato per ogni scheda una data di pubblicazione e un proponente. Vedremo successivamente nelle schede riguardanti le consultazioni e gli appalti che la stessa scheda, diciamo, la stessa struttura sarà però più diciamo, dettagliata. Non a caso parliamo di un procedimento di appalto più delineato, quindi consultazione piuttosto che appalto vero e proprio, laddove vedremo ci saranno, diciamo, elencate tutta una serie di informazioni utili al singolo, diciamo, al curioso piuttosto che all'operatore economico, piuttosto che ad altre pubbliche amministrazioni che faranno accesso al portale, laddove appunto potranno individuare e in estrema sintesi vedere ciò di cosa si tratta. All'interno invece della scheda fabbisogno, come accennava, diciamo, anche Guglielmo in precedenza, si vuole, già si è inteso in questo momento dare un'individuazione in prima battuta del contesto di riferimento, quindi, diciamo, di un problema da risolvere e anche di un bisogno che la pubblica amministrazione ha. Un bisogno può essere già esistente o magari un bisogno futuro che magari potrà nascere dall'implementazione di nuovi obblighi di legge, ad esempio. Una definizione degli scenari applicativi, o meglio, di quale potrebbe essere uno scenario plausibile dopo, diciamo, con l'adozione con il soddisfacimento, diciamo, del fabbisogno. E quindi appunto un'indicazione dei risultati attesi, appunto dei potenziali benefici che si potranno avere a valle dell'espressione del fabbisogno. Espressione del fabbisogno che può avvenire, diciamo, ovviamente con un appalto. Non è ancora definito in questa fase appunto quale lo strumento migliore, ha appunto solo il fabbisogno che la pubblica amministrazione ha. Poi vedete che in basso a sinistra, diciamo, nella scheda che vi sto presentando adesso, è presente un link e diciamo, laddove è indicato che è una piattaforma collaborativa tra gli utenti della pubblica amministrazione e gli operatori economici. Attualmente la scheda di cui sto parlando, che è appunto quella di cercare soluzioni per la formazione e supporto ai responsabili degli appalti di innovazione, perché non a caso, diciamo, essendo una materia abbastanza nuova, qui in Agid ci si è resi conto della necessità, oltre, diciamo, di formare dei loop, tra virgolette, dei loop di innovazione, quindi, diciamo, fornire al personale delle pubbliche amministrazioni appunto degli strumenti con i quali appunto essi possano operare in maniera, diciamo, quanto più precisa possibile nel mondo degli appalti di innovazione. E sì, all'interno, diciamo, di questa è appunto presente questa link ad una piattaforma collaborativa che attualmente rimanda alla piattaforma Open Innovation Lombardia, con la quale diciamo, sono stati avviati diciamo, dei rapporti di collaborazione con Agid, ma in un prossimo futuro la nostra piattaforma appaltinnovativi.gov, cioè il nostro sito appaltinnovativi.gov, avrà una propria piattaforma laddove, previa registrazione, sia gli utenti della pubblica amministrazione sia gli operatori economici potranno scambiarsi informazioni in questa fase, diciamo, propedeutica all'appalto. Passo di nuovo la parola a Guglielmo che ci spiega nel dettaglio il percorso. Grazie Salvatore. Allora, prima di passare al secondo step del percorso di innovazione, quindi io riassumerei brevemente dalla risposta al nostro amico che ci ha scritto, dicendo perché noi pubblichiamo quindi qualcosa che ancora non è un appalto, in particolare i fabbisogni di innovazione. Lo facciamo perché, seguendo anche quelli che sono gli orientamenti della Commissione europea, intendiamo creare quell'engagement con il mercato affinché il mercato quindi si predisponga adeguatamente e tempestivamente per dare risposte innovative ai successivi bandi e allo stesso tempo perché così facendo si dà la possibilità ad altre pubbliche amministrazioni di verificare, di scoprire quali sono i bisogni espressi dai colleghi, in modo da creare aggregazione. E questo in particolare poi sarà possibile all'interno della piattaforma tramite un sistema di gestionale che quindi permetterà ai vari utenti registrati a ambito pubblica amministrazione di interagire tra di loro. Andando avanti, quindi, sempre parlando quindi di situazioni per le quali ancora non è stato pubblicato un bando, passiamo a parlare della consultazione. Abbiamo definito quindi il percorso tra bisogno, consultazione e appalto. Esistono degli eventi che fanno passare quindi questo percorso da uno stato all'altro. Per quanto
fatto concerne il passaggio da fabbisogno a consultazione, l'evento ovviamente potrebbe essere, dovrebbe essere la pubblicazione di un avviso di preinformazione. Bisogna a questo punto parlare un attimo più approfonditamente della consultazione di mercato. E qui purtroppo mi tocca ripetere cose che ho già detto in altri contesti, forse qualcuno di voi le avrà già sentite, ma credo che come gli anziani, e io sto diventando anziane, ripetono costantemente le cose per passare il proprio patrimonio culturale ai giovani, questo ripetere costantemente alcuni mantra è fondamentale perché vengano metabolizzati. Anzitutto bisogna dire una cosa, secondo me c'è stato un evento rivoluzionario per molti aspetti dal punto di vista legislativo, nel senso che il concetto di consultazione è stato introdotto nel nostro codice nel recepimento delle direttive europee, cambiando un pochettino quello che erano le dinamiche tra pubblica amministrazione e operatori di mercato. Quindi in realtà questo istituto della consultazione, oggi come oggi, non è appannaggio solo e esclusivamente degli appalti innovazioni, ma in realtà potrebbe essere e dovrebbe essere utilizzato a prescindere quindi dal processo di acquisto, dovrebbe essere quindi utilizzato in tutti gli acquisti della pubblica amministrazione. E questo perché mette in grado la pubblica amministrazione di ridurre la simmetria informativa che ha col mercato e di riuscire a definire con molta più coscienza quello che è il bisogno, che sia di innovazione oppure no, acquisendo quindi documenti o piuttosto che contributi dal mercato, ovviamente questo sempre mantenendo validi quei principi generali di trasparenza, di parità trattamento tra i concorrenti, quindi il rispetto della concorrenza fondamentale, che comunque devono improntare qualsiasi procedura di acquisto, che sia di innovazione oppure no. Peraltro, io direi che questa è proprio una contaminazione che proviene dall'ambito degli appalti di innovazione, perché nel precedente framework normativo degli appalti noi non ritroviamo appunto questo istituto, ma invece lo ritroviamo come fisiologico, come fondamentale nel processo di acquisto precommerciale. Durante le procedure di acquisto e quindi l'approccio che per tale procedure suggerisce la Commissione europea, è insito il processo di dialogo tecnico con il mercato, è indispensabile e imprescindibile, proprio perché addirittura noi ci troviamo di fronte a una fattispecie nella quale non solo la pubblica amministrazione vuole comprare un prodotto innovativo, ma addirittura conduce insieme ai suoi affidatari un processo di ricerca e sviluppo per arrivare alla prototipazione della soluzione stessa. Quindi, come vedete, in realtà gli appalti di innovazione sono innovazione anche di processo e di procedura, e questo è fondamentale, perché può essere veramente il laboratorio, e qui dietro a me vedete del roll-up che abbiamo utilizzato negli eventi, che parla appunto di laboratorio, il laboratorio per la pubblica amministrazione, perché così ci si può realmente sdoganare da quella mentalità che oggi è comune, è giustamente comune negli appalti ordinari, che ci vede contrapposti agli operatori di mercato e non allo stesso tempo, che non ci permette quindi di conseguenza di dialogare in maniera corretta in modo da ottenere quelle informazioni che sono indispensabili per una buona riuscita di un appalto. Come diceva Mauro, grazie a questi processi di dialogo tecnico, noi abbiamo avuto la fortuna di osservare tramite il programma MIUR le dinamiche che si venivano a creare. Questi sono alcuni dati, solo per rendere l'idea, che sono stati trovati appunto dal programma MIUR. Ma quello che è importante vedere, non solo che c'è una partecipazione molto ampia, che tra l'altro interessa anche soggetti non altrimenti coinvolti dagli appalti, come per esempio il terzo settore, ma come già abbiamo mostrato prima Mauro, è fondamentale sottolineare la dinamica che si viene a creare, ossia la realizzazione di quel paradigma dell'open innovation che è comune nell'ambito degli acquisti dei soggetti privati del mercato, ma che non viene adeguatamente sottolineato, è stato, oserei dire, nell'ambito della pubblica amministrazione. È uno degli obiettivi di questo portale, dell'approccio che noi stiamo perorando, è proprio quello invece di creare dei presupposti che partano dall'open innovation in modo da un'abilitazione anticipata dei fattori di produzione, per poi arrivare
agli acquisti e di innovazione vera e propria. A questo punto lascio di nuovo la parola a Salvatore, che vi mostrerà le schede tecniche che hanno elementi in comune in merito a, parlando appunto di appalti e di consultazioni di mercato, pur rimanendo la differenza di contenuti che li caratterizza. Grazie, Salvatore. Grazie, Guglielmo. Quindi qui di seguito diciamo, vediamo, siamo qui nella pagina del sito dedicata agli atti. Quindi mentre prima con i fabbisogni abbiamo visto la parte iniziale, adesso diciamo il percorso, il punto finale diciamo, del nostro corso. Vi presenterò soltanto diciamo, una scheda ad esempio di appalto perché quella diciamo, di consultazioni sono diciamo, abbastanza simili, quindi per ragioni di tempo abbiamo scelto di presentare solo una scheda relativa all'appalto. In questa pagina noi possiamo vedere, come dicevo, tutte le schede elencate diciamo, in una card diciamo, di sintesi, laddove vi è innanzitutto, c'è, come vi faceva vedere anche Guglielmo all'inizio, nel nostro filtro di ricerca, abbiamo cercato appunto di differenziare, di catalogare gli appalti presenti attualmente sul sito sulla base delle aree tematiche nazionali stabilite dalla strategia nazionale di specializzazione intelligente. Diciamo, le diciture che troverete sul sito sono ovviamente per ragioni di spazio sintetizzate, ma si fanno sostanzialmente appunto alle indicazioni, alle aree tematiche che vi ho citato poc'anzi. Apro un attimo la parentesi, non so se è stato ancora detto finora, ma al momento il sito contiene circa oltre 50 schede tra appalti e consultazioni. Queste schede sono state diciamo, sono state inserite frutto del lavoro del team presente qui in Agid, dal semplice scouting appunto, diciamo, di quanto è stato pubblicato nel corso degli ultimi tempi. E invito già da ora le amministrazioni che sono diciamo, collegate qui con noi a segnalarci eventuali consultazioni di mercato piuttosto che appalti di innovazione che attualmente stanno diciamo, portando avanti, in modo da poterle inserire qui sul sito. Tornando diciamo, al discorso principale, quindi accennavo, queste sono diciamo, le schede di sintesi e troviamo poi in basso il titolo della sfida. Andiamo ad un dettaglio della card, quindi si riprende appunto l'indicazione delle aree tematiche, vi è il titolo della sfida e vi è un abstract della sfida che sostanzialmente diciamo, riprende in maniera abbastanza sintetica diciamo, cosa appunto la stazione appaltante intende. Cioè il fabbisogno che la stazione appaltante intende soddisfare con la pubblicazione di questo appalto. Ci sono poi delle informazioni di sintesi, come vi dicevo, che rispetto alle schede relative all'appalto danno delle informazioni in più. Vi è una differenziazione per fascia di importo della scheda. Abbiamo scelto diciamo, delle fasce un po' basandosi sulle categorie date anche, diciamo, sulle fasce di importo date anche dalle direttive e dal codice e poi delle fasce ulteriori da 1 a 5 milioni, da 5 a 30 milioni e appalti superiori a 30 milioni. Diciamo questo appunto dall'esperienza delle schede degli appalti analizzati si è ritenuto opportuno fare appunto questa suddivisione. Oltre all'informazione di sintesi, poi diciamo che è un link di approfondimenti che cliccandolo diciamo rimanda alla scheda di dettaglio. La scheda di dettaglio appunto del singolo fatto. Viene ripetuto il titolo, ovviamente, le informazioni di sintesi, l'abstract e poi aggiunta vi è una descrizione della sfida, laddove viene descritto in maniera più puntuale il contesto di riferimento e il fabbisogno appunto che la pubblica amministrazione intende soddisfare con l'appalto. Noi qui diciamo ovviamente a leggervi il contenuto, potete ovviamente benissimo direttare da voi e a mano diciamo, la scheda è stata pensata appunto per dare un processo top-down, un elemento sempre ulteriore di dettaglio, quindi dall'abstract alla descrizione della sfida si è passati poi alla descrizione della gara, laddove vengono appunto date alcune caratteristiche tecniche, dal capitolato tecnico vengono estrapolate le informazioni diciamo, ritenute più salienti, più interessanti per un potenziale operatore economico che magari accedendo al nostro sito e quindi vedendo che sia appunto può essere di suo interesse, poi anche nei link di dettaglio può andare diciamo, ad approfondire il contenuto dell'appalto. E nella descrizione della gara si è cercato poi sempre di dare un focus sui risultati attesi,
sul valore puntuale della gara e sulle fonti di finanziamento utilizzate. Diciamo, dal censimento che abbiamo fatto, abbiamo visto che tanti sono iniziati con fondi Horizon 2020, quindi diciamo, dall'Unione Europea, mentre altri diciamo, anche con fondi nazionali e qualcuno diciamo, anche con fondi propri delle amministrazioni appaltanti. Vengono poi definite, diciamo, giusto accennate, le stazioni appaltanti che partecipano all'appalto e sia anche in alcuni casi i partner scientifici che accompagnano le stazioni appaltanti. Sono linkabili le singole stazioni appaltanti, in modo se uno diciamo, vuole approfondire chi è appunto l'amministrazione. E in basso, in ultimo, c'è una sezione approfondimenti, laddove in questo caso, essendo un progetto europeo, vi è un link che rimanda al sito ufficiale del progetto, spesso diciamo, in lingua inglese, e l'altro link che rimanda alla pagina dove è possibile reperire tutti gli atti di gara. Qua allora diciamo, abbiamo notato anche in questo che, soprattutto nei progetti europei, col passare diciamo, delle fasi, in questo caso diciamo, il progetto Brain Power è in fase 3, quindi nella fase diciamo, ultimale del PCP, spesso scompaiono i documenti di gara. Questa purtroppo è una decisione che non sta a noi, ma sta appunto alle esterne appaltanti o ai partner di progetto che appunto gestiscono la gara. E in futuro l'obiettivo diciamo, del portale è anche di prevedere una sezione intitolata per adesso come è andata a finire, laddove si vuole indicare le soluzioni, i benefici, i risultati ottenuti dalla sfida, quindi dare anche evidenza di come gli appalti innovazione possano realmente impattare sulla vita, poi, diciamo, sulla vita di tutti i giorni. E vi ringrazio e saluto. Passo di nuovo la parola a Guglielmo. Benissimo, grazie dottore. Allora, tornando a noi, attualmente quindi per inserire una consultazione di mercato dovete comunque scriverci, noi lo faremo per voi. Prossimamente verrà invece ridisponibile una funzione che permetterà la pubblicazione autonoma, ovviamente tramite un processo di validazione interno, e lo stesso vale per quanto concerne gli appalti. Vedo già Gianluca dietro perché siamo andati un po' lunghi con i tempi. Dico soltanto delle cose al volo, Gianluca, così chiudiamo il discorso. Prima parlavamo di Open Innovation. Il portale non vuole essere una monade in mezzo al nulla, ma si ripromette appunto invece di essere il nodo di un network. Per fare questo, quindi, noi abbiamo anzitutto monitorato un attimo quelli che sono gli attuali strumenti per supportare l'Open Innovation e la ricerca nelle varie regioni, e ci siamo resi conto che esistono situazioni eterogenee, ma sicuramente una buona presenza di strumenti idonei. E con questo presupposto noi stiamo stipulando accordi con le regioni perché i loro portali di Open Innovation vengano federati al nostro appaltinnovativi.gov. Primo caso, e speriamo che sia veramente il primo e non l'ultimo, perché siamo convinti che invece gli altri seguiranno, Campania, che con il proprio portale Open Innovation Campania, appunto, ha iniziato questo percorso e già da oggi in realtà lavorano assieme. La differenza che ovviamente potete trovare in un portale di Open Innovation è definita dagli attori che vi partecipano, in quanto ovviamente le sfide che vengono lanciate sono lanciate da privati e di conseguenza non utilizzano il percorso degli appalti in innovazione. Ma troverete anche molte analogie. Chiudo rapidamente dicendo che il network si completa in maniera significativa nel momento in cui noi siamo riusciti anche a trovare un accordo con Confindustria e ha deciso di federare come ha fatto la Campania, il loro portale per i partenariati industriali, che ha lanciato recentemente i primi di febbraio nella manifestazione che porta lo stesso nome e che appunto si chiama Connex. Quindi, come vedete, sono domanda e offerta che stanno convergendo e che trovano un unico contesto abilitante. Grazie Gianluca. Perfetto, grazie a te Guglielmo. Sì, siamo andati un po' lunghi con i tempi, però ancora abbiamo 5-10 minuti per completare il webinar. Poi ovviamente chi vuole può lasciare la stanza e chi è ancora interessato a seguirci fino alla fine. Allora, invito Mauro ad attivare la sua webcam e il suo microfono e avviamo l'ultimo intervento. Mauro torna a intervenire per parlare del piano di sviluppo del portale appaltinnovativi.gov. Quindi carico la sua presentazione.
Ecco qua. Lascio la parola, abbiamo ancora una decina di minuti, possiamo sforare quanto volete, ma visto l'ora a cui siamo arrivati penso che sia un po' controproducente perché alcuni partecipanti già ci stanno ringraziando e salutando, si sta avvicinando la pausa pranzo. Ci sono un paio di domande, Mauro, se vuoi puoi rispondere tu al termine del tuo intervento. Prego. Sì, allora, molto rapidamente, qualche numero del portale. Attualmente sono, intanto dico a tutti che sono dati che verranno aggiornati presto perché stiamo inserendo ancora oggi ulteriori casi, almeno un'altra decina di casistiche. Allora, complessivamente il valore degli appalti di cui è stata fatta una determina a contrarre presente sul portale è intorno ai 290 milioni di euro. Un valore non banale, benché esplicitato in alcuni anni, ma comunque crescente, che porta a pensare che un obiettivo di 1 miliardo di euro nel giro di 2 anni non sia così lontano nel momento in cui ovviamente tutto il sistema si muova nella giusta, nella medesima direzione. Qualche dato. Allora, quanto sono grandi questi appalti? Questo ha a che fare anche con una domanda che è appena arrivata. In merito, ma chi può presentare fabbisogno di innovazione? Chi può fare questi appalti? Anche i piccoli comuni, anche le piccole amministrazioni? Allora, risposta. In teoria sì, i fabbisogni vengono spesso dalle piccole amministrazioni. Primo punto. Ne vedrete alcuni casi, se avete divertimento anche di gironzolare per il sito, e anche fabbisogni particolari, molto interessanti, di notevole impatto sociale. Le piccole amministrazioni hanno la capacità amministrativa di gestire un appalto precommerciale? Non può rispondere in assoluto, molte piccole amministrazioni hanno del personale estremamente qualificato. Però certamente si tratta di procedure complesse che richiedono specializzazione. Ma il portale serve proprio a questo, serve perché affinché anche chi ha dei problemi comunque che vuole risolvere in maniera innovativa possa rappresentarli pubblicamente, trovare dei compagni di viaggio in altre amministrazioni, trovare Agid o i finanziatori attraverso il portale che possano rendere possibile l'appalto, beneficiando, essendone partecipi, nell'espressione del fabbisogno e godendo alla fine del risultato dell'appalto. Che dimensione hanno gli appalti da noi censiti? Ce ne sono pochi piccolissimi, alcuni piccoli, poi la media è da 1,5 milioni di euro, è grosso, e poi ce ne sono alcuni che sono grandi, fino a 30 milioni, alcuni, diciamo, noi li chiamiamo enormi, sopra i 30 milioni di euro. Perché enormi, quando sappiamo che ci sono gare da miliardi di euro? Ma le gare di innovazione servono per fare la sperimentazione e quindi hanno normalmente dimensioni minori dei grandi appalti, per esempio quelli delle stazioni delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori. Quali procedure vengono utilizzate? Molto precommerciale, ma c'è anche crescente l'utilizzo del partenariato per l'innovazione. Il partenariato per l'innovazione consente di fare ricerca e poi di acquistare. Il partenariato per l'innovazione è poco usato in tutta Europa, anche perché è un istituto nuovo. Abbiamo scovato questa decina di casi, più di quanto non si pensasse ci fossero in Italia. È una procedura che si sta affinando, quindi chi ci chiede, ma esistono delle linee guida? Esiste qualcosa, verrà pubblicato nel sito tra un po' di giorni, linee guida che vengono dalla Commissione Europea in generale, ma certamente poter osservare queste procedure, man mano che diciamo, si sperimentano e sbagliano, aiuta tutti noi a realizzare delle practice buone.
Stiamo lavorando anche con ANAC, che è sempre presente ai nostri eventi, che ringraziamo sempre, proprio perché vorremmo anche tutti insieme realizzare queste linee guida che siano utili e che possano rassicurare le stazioni appaltanti nell'utilizzo di questi nuovi strumenti. Allora, di che cosa parlano questi appalti? Parlano che sono le categorie. Molto è salute, alimentazione e qualità della vita. In genere, in tutta Europa, circa il 50% della spesa in appalti innovativi è in questo settore. Però, come vedete, ce ne sono altri casi. Io vi invito con un po' di curiosità, andare a vedere alcune delle schede. Si parla un po' di tutto. Si parla della raccolta dei rifiuti a 1500 metri di altezza in mezzo alla neve. Si parla di come fare in modo che l'edilizia pubblica, anche dedicata alle famiglie più indigenti, si possa comunque creare un ambiente di vita adeguato, per tutti coloro che ci abitano. E poi ci sono anche appalti con caratteristiche tecniche più semplici. Questo si legge con un pochino più di difficoltà. Allora, chi sono le amministrazioni proponenti? Allora, chi sono le amministrazioni proponenti? Come vedete, sì, ci sono molte regioni e poi subito dopo le aziende sanitarie, a scalare tutti gli altri. Dove arrivano le proposte? Da quale regione? In questo momento, fra le proposte e gli appalti, la Sicilia, la Puglia, la Valle d'Aosta sono i proponenti più frequenti. Si tratta ancora di piccoli numeri, questa non è una graduatoria. Sono numeri difficilmente interpretabili perché ancora stiamo parlando di quantità molto basse, quindi statisticamente non valide. Come vedete, c'è anche una piccola porzione che viene da amministrazioni centrali, ma è molto piccola rispetto a parte. Chi appalta? Perché il proponente potrebbe non essere soggetto appaltante. In alcuni casi, proposte che provengono da amministrazioni piccole, vengono poi gestite in accompagnamento da stazioni appalti più grandi. Agid può essere una stazione appaltante per legge di appalti precommerciali di innovazione e quindi ci si può rivolgere anche a Agid. Ovviamente, il nostro compito è fare in modo che ci siano altri soggetti in grado di realizzare appalti, perché Agid non può sostenere un impegno eccessivo e perché per arrivare a quantità nell'ordine di 1 miliardo di euro c'è bisogno dell'apporto di tutti. Allora, questi sono i numeri che servono, che noi abbiamo inserito per dare il senso concreto di quello che sta accadendo e per sollecitare tutte le amministrazioni a fare una riflessione, far emergere i propri fabbisogni di innovazione. Ad oggi avete a disposizione un banalissimo documento Word. Non vuole essere la soluzione definitiva, anzi, ad essere sincero, l'abbiamo inserito questa mattina proprio per consentire a tutti i partecipanti al webinar di vedere che cosa sarà disponibile tra pochi giorni. Contiamo in giro un paio di settimane di avere un application form un po' più strutturato. Però nel frattempo il modulo Word può aiutare una riflessione, può aiutare a preparare la sottomissione di un fabbisogno. Oppure potete mandarcelo direttamente via email e per il momento lo gestiremo con gli strumenti a disposizione. Il portale, ma è stato già detto, qual è il futuro del portale? Non lo sappiamo, speriamo che sia buono, che sia un punto in cui le amministrazioni possano essere aiutate in accompagnamento a gestire questi fabbisogni di innovazione, in cui le risorse pubbliche disponibili, e non sono poche, possano essere utilizzate
in una forma aggregata per renderle più efficienti possibili, per dare un ritorno maggiore possibile a tutte le amministrazioni e pian piano ingaggiare il mercato, la ricerca, le università, i centri di ricerca, tutto il sistema paese nel affrontare la domanda sfidante o intelligente, ciascuno la declina un po' come preferisce, che proviene dal settore pubblico. Io interrompo, termino qui l'intervento, lasciando eventualmente un ultimo spazio, non so, lascio al relatore, di prendere controllo della situazione. Grazie mille Mauro e grazie anche agli altri relatori che sono intervenuti oggi. Sì, come avrete visto qualche partecipante sta già lasciando la stanza, quindi riprendo la parola soltanto per dare qualche informazione di servizio. Intanto vi comunico che i materiali e le presentazioni sono già disponibili su Eventipia, la registrazione sarà disponibile a partire dal primo pomeriggio. Vi ricordo anche l'appuntamento della settimana prossima, è già previsto, già aperto, sono già aperte le iscrizioni per il webinar di martedì alle ore 12 su dati territoriali e dati aperti. Se siete interessati, riceverete comunque un invito nei prossimi giorni. E ultima, l'ho già fatto in chat, ma lo ricordo anche a voce, dall'11 al 17 marzo avremo la settimana dell'amministrazione aperta che coinvolge tutte le amministrazioni interessate a parlare di questi, del tema dell'open government. Come Formez proponiamo un ciclo di webinar, alcuni sono già pubblici e anche in questo caso vi ho messo il link in chat, quindi se siete interessati potete già iniziare ad iscrivervi. Io ringrazio tutti per la partecipazione, siete ancora quasi 300, quindi segno evidente dell'interesse per questo argomento. Ringrazio i nostri relatori e vi do appuntamento al prossimo webinar. Arrivederci. Arrivederci.